Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Ti esalto Dio mio Re. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore Gesù Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Leggiamo nella prima lettura l'incontro di Giuseppe con i fratelli. E nel Vangelo Gesù sceglie gli apostoli e li invia a partecipare alla sua missione, che è di guarire gli infermi e di annunciare che il Regno dei Cieli è vicino. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati tuoi figli. Concedi a noi di ricercare sempre quella giustizia che sola può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni tutta la terra d'Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al Faraone per avere il pane. Il Faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà. La carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendette agli egiziani. La carestia si aggravava in Egitto, ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. Arrivarono i figli di Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c'era la carestia. Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo verso di loro e li tenne in carcere per 3 giorni. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: fate questo e avrete salva la vita. Io temo Dio. Se voi siete sinceri,
uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Essi annuirono. Si dissero allora l'un l'altro: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti questa angoscia. Ruben prese a dir loro: non vi aveva detto io, non peccate contro il ragazzo? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue. Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l'interprete. Allora egli andò in disparte e pianse. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Su di noi, Signore, sia il tuo amore. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella prima lettura l'incontro di Giuseppe con i fratelli. Siamo passati dalla storia di Giacobbe alla storia dei figli e sappiamo che Giuseppe è stato venduto dai fratelli
E adesso i fratelli ricorrono a lui, che è viceré dell'Egitto. Ricorrono a lui perché c'è carestia e fame. E Giuseppe le riconosce e non cerca una vendetta o le rifarsi del torto avuto, ma vuole vedere la loro conversione e li mette alla prova. E ecco, sembra una vicenda così, ci sono vicende simili a queste nelle storie, nella vita delle famiglie e nella vita del mondo, per Dio, per dire come Dio agisse anche attraverso i sbagli, i nostri peccati. Giuseppe venduto è simbolo del Signore, che pure fu venduto e che salva l'umanità, come Giuseppe salva sua famiglia e il suo popolo. Ecco, dobbiamo leggere così gli avvenimenti del mondo, della storia, e gli errori degli uomini ci sono stati, che ci sono ancora. E la pace è frutto della giustizia, della riconciliazione. Ecco, dicevo, questo ci aiuta a leggere la storia con gli occhi di Dio, che vedono più avanti dei nostri occhi. Nel Vangelo Gesù sceglie gli apostoli. La storia della salvezza non passa attraverso di una persona soltanto, Giacobbe, Gesù, ma il popolo di Israele, gli apostoli che Gesù sceglie. Perché la storia di salvezza è una storia di comunità, di popoli, non di persone singole. Anche la nostra vita cristiana non è limitata, ridotta alla nostra crescita personale, ma fa parte di una comunità, fa parte di un popolo, fa parte della Chiesa. Che cosa dice Gesù a questi 12 apostoli? Diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Sembra che il primo motivo per cui Gesù sceglie questi apostoli e li manda è perché abbiano potere sugli spiriti impuri per scacciarli, guarire ogni malattia e ogni infermità. E questa è la missione che Gesù affida agli apostoli? Questa sì, è una parte della missione, che è la missione della Chiesa anche oggi, non è soltanto al tempo di Gesù. Però c'è una seconda parte. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele e strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Ecco l'annuncio. Qual è l'annuncio di Gesù? Dopo aver affidato agli apostoli il potere di scacciare i demoni, di guarire le malattie, c'è l'annuncio. La cura, l'annuncio vanno assieme. Quale annuncio? Dite che il regno dei cieli è vicino. Allora la storia di Giuseppe e i suoi fratelli e il popolo di Israele, la storia di Gesù, la scelta degli apostoli, è perché possiamo capire che il regno dei cieli è vicino. Allora anche le sofferenze, le malattie, i discordi, i problemi, le difficoltà possono essere e devono diventare strumenti per capire che non siamo soli, che il regno dei cieli è vicino. Vicino a Israele, vicino a Gesù e agli apostoli, vicino anche a noi. Thank you.
sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il pane di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e benditi a quale ci sono, che sia gradito questo sacrificio che ogni secondo dinanzi a te. Lavami, Signore, dalle mie colpe e purificami dai miei peccati. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Padre, il volto del tuo Cristo, che ha consegnato se stesso per la redenzione di tutti, perché in Lui, dall'Oriente all'Occidente, il tuo nome sia glorificato tra le genti e in ogni luogo sia presentato a te l'unico sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e fondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte per noi, si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede a loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia. Custodissi in noi in comunione, custodissi tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, San Leopoldo, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Oggi ricordiamo in particolare Otello. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Abbiamo pregato per la giustizia, la pace, la riconciliazione. Chiediamo questo anche per noi, per le nostre famiglie, per la Chiesa e per il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola, e io sarò benedetto. Corpo e sangue di Cristo, questo rischio per la vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono e li vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie.